Ragazzo ad Auschwitz-Birkenau. Ragazzo che sei giunto in questo inferno, quando varcherai un portone ad arco, ti dimenticherai di essere stato un ragazzo. Non avere paura della morte, perché ti accompagnerà ovunque. Non cercare tua madre, perché in ogni volto vedrai il suo. Non piangere e non disperarti, se ti spoglieranno i tuoi vestiti e di tutte le cose piante più care. Ti vestiranno con un vestito a righe, trattato come se fossi un galeotto comune. Non ti chiameranno più con il tuo nome, ma diventerai anche tu un numero, tatuato sull'avambraccio sinistro per l'eternità. Cerca di farti coraggio e resistere alle emozioni. Non arrenderti, ma cerca di sopportare, quando le urla dei gendarmi e capò saranno piene di odio, come carnefici malefici. Se riuscirai a sopravvivere e sarai uomo maturo, non vendicarti sui loro figli, ma cerca di trasmettere alle nuove generazioni le tue drammatiche esperienze del passato, affinché l'uomo del futuro non possa mai più rappresentare l'orrore di quel tragico passato. Pio Ligo, un sopravvissuto, numero 20-15-61. Il viaggio non durò che una ventina di minuti, poi l'autocarro si fermò e si vise una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Il nostro convoglio arrivò ad Auschwitz-Birkenau dopo una grande curva dei binari. Dai finestrini notavamo un grandissimo lager, recintato da reticolati. Ogni due pali che sostenevano questa enorme recinzione vi era una grossa lampada per illuminare il campo. Al centro una struttura in mattoni con sotto un portico ad arco, dove entrava la ferrovia, e sopra una grande guardiola con mitragliatrici e gendarmi in divisa che controllavano ogni movimento. La ferrovia entrava nel lager fino alla rampa dove venivano fatte le selezioni. Tutto era bianco, innevato e faceva molto freddo. Ho imparato che io sono Affli. Il mio nome è 174-517. Siamo stati battezzati. Porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro. Il treno si ferma. Io stavo sotto la gatta, sotto l'apertura in alto. Guardo e vedo una catasta di cadaveri. Non so, saranno stati 60, 70, 100, non lo so. Tutti nudi. Una catasta, una montagnola, proprio vicino ai binari. Io, se non sono impazzito in quel momento, non impazzirò mai più. Molto importante ricordare, e per questo sono importanti queste esperienze, vedere proprio di persona il campo e non solo magari leggendo delle cose sui libri, vedendo figure sempre sui libri, ma poter proprio vivere di persona questa esperienza. E la cosa che ti ha colpito di più? Ma direi che tutto mi ha colpita, perché comunque è impressionante vedere comunque uno strumento di morte così enorme. Quando siamo andati a vedere il campo di concentramento di Auschwitz ho provato molto dolore. Ho provato una grande angoscia, perché appena siamo entrati ho visto il filo spinato e ho pensato che sembrava come una costruzione astratta, e quando ho pensato, sì, tanto adesso quando ce ne andiamo scompare tutto e non c'è più niente, perché era una cosa talmente brutta sotto tutti i punti di vista, non solo psichici ma anche fisici, concreti, che ho pensato impossibile che la mente umana abbia creato una cosa così orribile. Ho provato molta angoscia. Cosa direi quando tornerai a casa per prima cosa? Ma io c'è una cosa che mi è rimasta impressa, no? Di oggi, io l'anno scorso ho fatto il viaggio a Mauthausen e così non mi aveva trasmesso molte emozioni, nel senso che visitando quei posti, quei lager erano tenuti troppo bene, nel senso che le baracche erano tutte verniciate, pulite e non rendeva assolutamente. Invece oggi a Birkenau sì, mi sono sentita veramente per un attimo, cioè, ritornata indietro. Come ti sei preparata a questo viaggio di studio? Noi abbiamo fatto degli incontri con degli ex deportati e poi abbiamo letto libri, però comunque è anche una cosa che bisogna sentirsela dentro, non puoi solo leggere se comunque non provi qualcosa, perché secondo me leggendo si può capire, però non tutto, non si riuscirà mai a capire tutto quello che hanno provato.
Invece venendo in viaggio, quale differenza ti sembra di avere provato? Differenza rispetto alla lettura, al momento della lettura? Beh, comunque sì, cioè potresti, come se li, un po' li vivi, perché vedendo anche il campo stamattina secondo me è stato molto importante, più che una descrizione che può venire, certo loro le hanno vissute comunque chi ha scritto, però così è diverso, perché tu vedi, ti sei trovato proprio dentro. È stata secondo me una cosa stranissima, perché pensare che stai camminando su un posto dove sono state uccise un sacco di persone, secondo me è stato un po' brutto. Che cosa hanno detto circa quel bellissimo monumento? Perché noi, essendo dietro, non abbiamo sentito la spiegazione. Ti è piaciuto? Ti è sembrato bello in quel posto, bello in quel modo, quella forma? Sì, perché hanno detto che erano tutti massi, era un monumento astratto, e avevano detto che erano messi così perché ricordavano i corpi come erano stati messi nelle camere a gas, che erano tutti aggrovigliati, che non si capiva comunque, anche proprio perché le persone non avevano più un corpo, come erano messe, così erano i massi che non si distingueva niente. Stenlaff mi vede e mi saluta, e senza un baci mi domanda severamente perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto? Piacerei di più a qualcuno? Vivrei un giorno, un'ora in più? Vivrei anzi meno, perché lavarsi è un lavoro, uno spreco di energia e di calore. Non sta Stanlap, che dopo mezz'ora ai sacchi di carbone ogni differenza fra lui e me sarà scomparsa. Più ci penso e più mi pare che lavarsi la faccia, alle nostre condizioni, sia una faccenda insulsa, addirittura frivola. Ma Stanlap mi dà sulla la voce. Ha terminato di lavarsi, ora si sta asciugando con la giacca di tela che prima teneva arrotolata fra le ginocchia e che poi infilerà. E senza interrompere l'operazione mi somministra una lezione in piena regola. Ho scordato ormai, e me ne duole, le sue parole dritte e chiare. Le parole che già il sergente Stanlap dell'esercito austro-ungarico croce di ferro della guerra 14-18. Le donne più deboli e più anziane diventano presto materiale umano non più utilizzabile. Ora le inabili al lavoro sono considerate bocche inutili, che incidono passivamente sul bilancio economico e perciò devono essere eliminate. Non si pensa più alla rieducazione del detenuto, ma solo allo sfruttamento totale delle sue forze lavorative fino all'estremo, fino alla morte. Nessuna persona normale può immaginare l'aspetto di una città concentrazionaria, una città concepita, studiata e strutturata apposta per violentare una persona, per umiliarla, per distruggerla, per renderla bestia. Voi che vivete sicuri nelle vostre chiedi di casa, voi che troverete tornando a sera il cibo caldo e gli amici. Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetete le vostre figlie. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati toccano il viso da voi.